Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Morbid The Seven Acolytes. È una preview e come tutte le preview, questa è la prima volta che giochiamo questo gioco insieme. Opzioni. Prima andiamo nell'audio. Musica è messa altissima. E la abbassiamo. Lingua. Come al solito, l'italiano non esiste. Vabbè, vediamo un po' se ci sono dei settaggi particolari. Bright e full screen. Andiamo in full screen. Andiamo. È già full screen. Ah, ok, no, era full screen adesso. Ok, back and play. Villaggio di Aerabu. Aerabu. Ok, ah, questo è il tutorial. Perfetto. Non so perché, ma stavo andando giù. Ok, 1, 2, 3, 4, perfetto. Q per il menu, l'inventario. Ah, ok, sempre con le WSD si cammina nell'inventario, non con il mouse. Uno per curarci. E questo per attaccare. Infatti ci fa spaccare le casse. Ok. Solo un attimo perché l'audio è veramente altissimo. Cos'è? Una runa. E questo chi è? Ci si può parlare? No? Ok. Ho visto che nelle casse si trova un sacco di roba. Barili pieni di roba. Qua si può entrare? No? Ok. Questo cos'è? Non lo so, lo prendiamo. Anche questo. Cos'è? Spazzatura, cos'è? Questo giriamo qua e lo prendiamo di qua. Andiamo. Ehi, cos'è sta roba? Vabbè, noi passiamo. No? Ah, ok. Lo space è il rolling. C'è un problema che però non... Già ci siamo quasi bloccati. Ah, aspetta. No. Perché non riesco a passare qua. Ah, aspetta, forse da qua. Non avevo visto questa. Ok. Ah, spariamo? Cioè abbiamo lo sparo? Però non ho capito se queste cose fanno male oppure no. Praticamente non si distruggono ma si abbassano. Ma... ah, ecco com'era. Dovevo distruggere quel cosino lì. È cosa un po' stramba, vabbè. Ho preso un'altra runa. Questa cos'è? Pace va bene. Questo è il rolling. Ok, per un attacco speciale. Va bene. Andiamo di qua. Vediamo un po' cosa c'è di qua. Nulla. Distruggiamo un po' di robe. Questo qua si può rompere? Sì, praticamente si può rompere di tutto. L'unica cosa che non so è se devo per forza dire... Attenzione. No. Io rompo la stufa. Ecco qua. Così non potete dormire. Ma si rompe pure la porta? Sarebbe stato bello. M-mappa? No, eh. C'è il giardino d'inverno? Ok.
sta gente qua è un po' strana, bro. Vabbè, andiamo un po' in giro, vediamo un po' cosa ci offre il mondo. Oh, la chest. Ci piacciono sempre le chest. Faccela aprire, però. No, eh? Perché non ce la fa aprire? Non ci spunta neanche... Niente, vabbè, non gli piace. Sappiamo che nel cimitero c'è una chest che non si può aprire. Il personaggio mi piace, è fatto bene. Allora, qui c'è uno spluzzo spruzzo. Ok. Dovrei fare così, praticamente. Oh là là. Facciamo prima con la pistola fucile super figone qua. Cos'è sta roba? Io sto prendendo un sacco di cose, però non so cosa sono e cosa servono, ma va bene lo stesso. No? Allora, andiamo di qua, spacchiamo questa, non troviamo nulla. Andiamo di qua, c'è la signora fuori che sta a far roba. Questo. Ah, ci abbiamo pure la sanità mentale. Aia. L'effetto del raggio non era così. Vabbè. Sì, secondo me facciamo così. Ci diamo un po' più di sanità mentale col 3. Ok, perfetto. Ok, l'abbiamo distrutto. E ci prendiamo questo, che ci dà un bel po' di sanità mentale. Questo. Non capisco dove sono le munizioni, però. Ah, ammo, eccolo lì. Non l'avevo visto. Ah, ci sta facendo malissimo. Devo stare attento alle munizioni, praticamente, perché finiscono abbastanza in fretta. Andiamo un po' se troviamo qualcosa di qua. Facciamo una passeggiata di qua. Vediamo un po' cosa c'è. Lì ci sono altri... Cos'è sta? Questo cos'è? Mi ricorda tanto un vecchio gioco. C'è un maiale. Che non so perché, ma non fa niente. Sono alcune cose. Ah, qua c'è una chest che si apre. Da qua. Ah, la chest si apre così. Ok, ritorniamo al cimitero. Si deve rompere per aprirsi. Ok, abbiamo preso due armi super fantasmagoriche. Andiamo al cimitero. Q. Allora, vediamo un attimo. Questa è 12-12. E questa è 20-20. Questa è 65, queste due armi. Sarà più lenta. Quindi da lui prendiamo qualcosa. Face breakers. Boh. No. No. Ok. La verga di vicario. Del vicario. Boh. Non lo so. Cose che ancora noi non conosciamo e non sappiamo. Rompiamo anche sta stufa. Non si sa mai. Questo cos'è? Un boss. Oh, 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 ma fa malissimo. Ogni volta che lo colpisco cosa fa? Sputa. Ah, io lo colpisco da qua che non posso camminare. Ta. Ta. Potremmo già
raccoglie il tuo. Sei un demone che si è impossessato del morto, praticamente. Possiamo anche lottare subito. Però voglio ucciderlo. Secondo me c'è un piccolo baghettino in questo coso. Sì. Aia! Ma che male cane, ma che è? Ok, ho capito, vediamo, fammi vedere. Ok, così è morto definitivamente. Poi andiamo di qua. L'atmosfera è bellina. No, troviamo le munizioni. Le munizioni sono più importanti di tutto il resto, perché sono poche e ti permettono di fare l'attacco a distanza. A meno che prima o poi non troveremo un arco con le frecce, magari infinito. Non credo proprio. Ok, spacchiamo anche questo. Stoggiamo tutto. Questo mi sa che è venuto un po' malino, eh. Qui c'era il maiale, me lo ricordo. Qui distruggiamo questi, non troviamo niente. Qua nulla. Ok, proseguiamo per... qua dentro ce l'avamo andati. Magari si può andare dritto, no. Quindi, l'unico posto che possiamo andare è di qua. Ma qua fanno male. C'è un continuo pom 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 qua. Devo sacrificare un po' di... Ma facciamo un attacco o è allucinante pure noi? Non ho capito. Ok, vai. Tutto per prendere qualcosa. Ma c'è il sistema di crafting, qualcosa? Non lo so. Vediamo un po'. Ci muoviamo molto più velocemente. Cos'è sto coso? Ma li avevo uccisi questi qua, io no? Vabbè, questi qua non ci interessano, andiamo avanti. I giardini di Mornia. C'è un altare, cos'è? Sacrificio. Meditate, meditate, gente, meditate. Credo che il... Meditate, gente, sì, infatti ristora tutto, ok. Vediamo un po' cosa ci dice questo. Ah, beh, RB per parare. Ah, ma ce l'abbiamo le munizioni. Ho capito, ma... Ah, vero, questi qua... Si deve uccidere un coso qua dentro. Cova, stai calmo però. Il parry non è che funziona benissimo, direi. Vela. Ok, è un continuo attaccare e schivare, attaccare e schivare. Ma ok, ho ucciso anche questo. Questi qua c'hanno gli occhi. Figata gli alberi con gli occhi. Si è un po' spettrale, ci sta. Qua non si può passare. Dobbiamo trovare la radice di tutto ciò. Qui c'è un coso. Che non c'è niente. Peccato, ok. Aia. Parata. Parata. Parata.
Dobbiamo imparare a parare. Il problema è che quando paro poi ci sta un po' a fare l'attacco, perché è lento. Ok. Lì non si può andare. Facciamo così, vediamo cosa succede. Oh là là. Questo? Ah, questo fa male. Pensavo fosse amico. No, ma lì c'è il cosone. Aspetta. Andiamo di là. Molto spettrale l'ambiente. Ah, mi ha preso un cuore. Oh, questo ci è piaciuto. Cos'è sto coso? Ma che strani mostri ci sono qua sotto. Sì, molto spettrale. Però non è male, eh? Questa è la pianta carnivora. Ci farà male sicuro. No. No. Molto tetro. Però non è male. Mi piace l'ambientazione. Questi cosa sono? È un po' lento ad attaccare. Ok, ci hanno fatto malissimo qua. Fanno un male cane, ma... E non mi posso muovere. Sono senza... Ah, sono senza stamina praticamente. Eh sì. Sono morto. Vabbè, così abbiamo visto anche la morte. Basta, sono morto. Non è che continuate a ammazzare, cioè. Così abbiamo visto anche la morte. Ok. Sponiamo qui, naturalmente. E ci dobbiamo rifare tutto? Vediamo un attimo. No, eh? No. Ok. Ci ho provato. Bisogna stare attenti con la stamina. E quello è il discorso. Tirano certe slecche. No, ma io volevo parare. Esatto. No, vabbè. Allora, il discorso è che col tasto destro si spara pure. E quindi... Praticamente la parata e il tasto destro... Lo sparo e il tasto... Non va bene. Perché fa così. Io volevo invece parare. Vedi? Non funziona... A dovere. Quando sei senza... Senza proiettili funziona da Dio. Ok, vai. E comunque i mostri fanno un male cane, eh? Soprattutto quel coso più. Questo qua. Quando spara più. C'è l'attacca OE che fa. Andiamo dove? Questa frusta. Ok. La parata ci toglie un sacco di stamina. Vediamo. Infatti. Ok, era un test. Andiamo avanti. E saliamo le scale qua. Andiamo di qua. No, di qua. Ok, perfetto. Equipaggiamo. Vediamo l'accetta. Vediamo un po', eh. Lascia. Occo Giuda. Questa forse... È lentissima comunque. Molto lenta. Però one shotta. Lenta e one shotta. Questo ce ne freghiamo.
perché non dobbiamo ucciderli per forza tutti. Ho capito. Sarebbe bello switchare arma in base a come ti viene, invece ogni volta di entrare nel menu, prendere un'arma, eccetera, eccetera. Vediamo un po', eh. Io sapevo che c'era un boss qua. Aspetta, sicuramente ci sarà un boss fra poco. E fa anche malissimo. Ok. No, 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 i corvacci maledetti, no. Fuggiamo. E sono quelli che danno fastidio. Questo qua dà un fastidio cane. Vai. Niente, andiamo a salire. No, c'è una chest lì. Andiamo a vedere la chest. Non me l'aspettavo che c'erano dei. Siamo senza stamina. Ok. E questo? M'ha seguito questo qua. Cosa ha droppato? No, le stelline ninja? Fiore Lazzaro. Alzati e cammina. Allora, vediamo un po' questo qua. Plap, cosa ci molla? Ho preso una schifez. Dice schifez. Scusate, ma... Ah, questo cura tutto. Questo qua... Equipaggiamo sta cosa, vediamo un attimo. Ah, ok, questo è velocissimo. Ok. Questi qua cosa sono? Le rune. F1, ispeziona. Ci abbiamo... Ah, possiamo incantare gli oggetti, quindi. Fico. Ah, ma c'è ancora un tutorial qua. Control to sneak. Per camminare piano. Sneaky peeky. Spliffy. Per non farci scoprire. Meditate. Naturalmente, quando si medita, ripoppano tutti i mob. No, da questa parte dovevi attaccare. Il forcone tridente. Trick e ballacche. Trick e ballacche, come diceva qualcuno. Allora, vediamo un attimo, siamo alle scale. Sostanza strana lì. Cos'è? Attenzione. Abbiamo preso un nuovo fucile. No, questo cos'è? Runa alla solitudine. Ah, possiamo già farlo. Se noi la mettiamo qui, la attacciamo. Ah, infatti c'è l'items, vedi? Ok, allora, quindi abbiamo fatto il fuoco. Questo. Ghiaccio. E questo. Ghiaccio. 10 e 15. Quindi selezioniamo, camminiamo, andiamo qui e attacciamo. Adesso facciamo fuoco e ghiaccio contemporaneamente. Mi piace sta cosa.
Non so perché, ma non mi fido di sto posto. No. Aspetta. Diceva qualcosa con la E. Era un dungeon? Che peccato. No, ma io voglio andare lì. Spacchiamo un po' tutto. Ci prendiamo un fungo. Un pietrozzo. Aspetta, non è che possiamo passare i sneak? No, eh. Vuoi dire che mi serve tutto questa roba qua? No? Non so come si entra, peccato, è stato... poteva essere bello entrarci. Bene, signori, io credo che questa preview la possiamo finire qui. Spero abbiate capito molto di più su questo gioco. Questa è la demo, trovate il link in descrizione. Se volete supportare il canale basta un like o un commento e se vi va iscrivetevi. Come sempre, siete medici. Alla prossima. Bye bye.